Si parla anche spesso del tema della movida, in questo senso l'iniziativa sarà rivolta anche a quelle zone insomma, più particolari di Milano, dove insomma, a volte si assiste insomma, a episodi notturni non piacevoli. Ma tocca la parte negativa sulla movida, ma detto da Granelli, insomma, quando si parla di movida si vediamo solo gli aspetti negativi, in realtà dietro la movida ci sono anche i valori insomma, di aggregazione, di confronto, di dialogo tra le persone, che certamente poi spesso degenerano nelle patologie della mala movida, ma dietro la movida insomma, ci sono anche i grandi valori insomma, di una città che viene rigenerata. Covid lascia anche un grandissimo problema di desertificazione commerciale, un cambiamento urbanistico di questa città, insomma dietro a questi confronti temi della movida se ben accompagnati creano mala movida o le situazioni insomma di rischio collegate anche agli aspetti di violenza verso le donne, ma io vedo anche l'aspetto positivo insomma in termini di rigenerazione di vivibilità, di sicurezza, di decoro della città che sono sicuramente gli elementi fermianti anche come produttore di valore economico ma anche come fattore di immagine, di reputazione e di attrazione turistica verso questa città. Dal Municipio 1 però di recente è arrivata la richiesta anche insomma, da parte raccogliendo un po' le lamentele dei residenti di far sloggiare insomma, tra virgolette, la movida dalle cinque vie. Lei insomma, cosa ne pensa, cosa ne pensano gli esercenti? Beh, io dico quello che ho detto in un protocollo allargato dove vede l'associazione di categoria con un ruolo evidentemente proattivo in questa iniziativa dove ci abbiamo messo testa, cuore e anche un po' di soldi per quello che potevamo permetterci, con il prefetto che fa da project manager su questo progetto, sapete che c'è un progetto fatto con il coinvolgimento di prefettura, forza dell'ordine e amministrazione comunale, associazione di categoria per prevenire queste situazioni, perché quando la movida degenera c'è un danno ai residenti, come lei giustamente dice, ma c'è un danno anche per noi, insomma, perché le situazioni di criticità non possono essere supportate ulteriormente, insomma, va posto un presidio la nostra parte dell'attività di sensibilizzazione, di educazione, di formazione su quello che è anche il rispetto degli altri.